mi aiuti? Mancano pochi giorni alla riapertura della scuola. Lei quanto si sente sicuro rispetto alle decisioni del governo nel merito della riapertura? Diciamo che si sentono diversamente Diversamente sicuri. sicuri, sapevo che l'avrebbe detto. Copiona. Non sono sicuri il 58,9%, sicuri 32,9%, non sa risponde l'8,2%. Eccolo qui il Ghisleri, cartello. me lo, ce lo spieghi, ci racconti. Allora, il dato intanto cresce questa insicurezza man mano che si sale con l'età. I ragazzi più giovani sono coloro che rispondono maggiormente che non sanno se sentirsi sicuri o meno. E questo diciamo che è il dato più critico perché evidentemente sono coloro interessati direttamente al contatto sociale nelle scuole e nelle università. Parliamo dai 18 anni in su, quindi sono quasi al termine degli studi oppure già nei percorsi universitari. Il tema è che anche andando verso sud aumenta questa paura ed è massima proprio nelle regioni del sud e delle isole, dove tocca e supera il 60%, arrivando quasi al 62%, proprio perché le persone non si sentono tutelate perché molti sono ancora in attesa di avere le indicazioni e da scuola a scuola il confronto anche con le amicizie non vale perché da scuola a scuola e da presidio a presidio, da plesso a Ah, plesso certo. cambiano le regole e le indicazioni proprio perché le aule sono differenti e proprio perché le esigenze sono differenti. Quindi questa insicurezza genera proprio anche una stanchezza tra i genitori perché vogliono essere tutti propositivi perché abbiamo fatto un percorso per arrivare anche a questa domanda e vediamo che c'è il desiderio di riprendere una quotidianità e soprattutto una quotidianità che riguarda la scuola, il lavoro, la famiglia e purtroppo non ci sono tutte le indicazioni chiare, quindi anche la gestione del tempo sarà sacrificata. Allora, questo è un tema che